start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti, bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tiny Football, un gioco che a prezzo pieno si trova sui 9 euro e qualcosa, meno di 10 euro, e con gli sconti, almeno adesso che lo sto registrando, arriva sui 6 euro qualcosa. Che cos'è? È un gioco distribuito dalla Microprose, un gioco che mi ha incuriosito molto perché mi ricorda le vecchie glorie del passato per quanto riguarda i calcistici. È un gioco molto semplice, gioco che al momento non è possibile giocare online, ma solo a schermo condiviso, quindi voi con la tastiera o con un pad o due pad, un pad e una tastiera con amici, oppure grazie alla remote play di Steam potete condividere il gioco con un vostro amico che non ce l'ha e giocare insieme condividendo lo schermo come se lui fosse a fianco a voi. Il gioco è interessante, ci sarà secondo me da aspettare qualche mod interessante per quanto riguarda l'editor. Perché? Perché noi potremo giocare delle stagioni, e le stagioni praticamente sono nei vari campionati, quindi con le varie squadre. I giocatori sono fittizi, ma imitano i giochi, i giocatori veri. Quindi ad esempio prendiamo, adesso voglio fare essere abbastanza super partes e farvi vedere un qualcosa con la nazionale. Avete modo anche di fare le coppe, quindi una coppa eliminazione diretta, un campionato, una coppa del mondo, la coppa del calcio femminile, la coppa Europa e l'editor, quindi andare a modificare nomi di squadra e nomi di giocatori. Per questo io vi dico che potrebbe essere interessante aspettare qualche aggiornamento con i giocatori reali. Quello che si può fare qui è partita a rigori o partita intera. Noi facciamo un classico Italia-Marocco citando il cinema italiano e possiamo andare a vedere anche la possibilità di aumentare, facciamo 3 minuti giusto per condizioni meteorologiche off-on. Noi facciamo random, a replay sì. Andiamo avanti, vedete che qua ci fa scegliere quale dispositivo usare, se la tastiera o il pad. I giocatori sono pixelosissimi e la particolarità di questo gioco è che è un gioco monotasto, cioè voi giocate con la freccia direzionale ma con la tastiera, ma è meglio col pad perché graduate molto di più i movimenti, e un tasto solo, che nel caso di Xbox è la A, nel Nintendo B e così via. Abbiamo la selezione dei giocatori e vedete che abbiamo gli schemi, abbiamo Carigne che è Cragno, Benicca e Benucci, adesso il nome di Lorenzo penso, Zappacosta, la Catulla, Crastentu, Giorginio, Insigne e Raspadori. E ogni giocatore poi ha le sue caratteristiche, e tra l'altro nella modalità carriera, quella dove giocate tutta la stagione, potete fare anche calcio mercato, molto basilare insomma, però potete fare anche quello e può essere interessante. È un po' un problema leggere i nomi dei giocatori quando giocate con degli schermi grandi, quello l'ho notato e la metto diciamo come critica, per quanto secondo me è un gioco che può dare grandi soddisfazioni, soprattutto come un companito football, mi pare si chiamasse, insieme agli amici. Questa è la formazione. E l'arbitro attira la monetina. Partono loro. E l'altra particolarità è che voi potete, ecco, subire falli, rigori, punizioni, calci d'angolo, falli laterali, ma soprattutto anche i cartellini rossi. Ecco, è appena successo, quindi ci buttiamo a sinistra, loro tirano a destra. Ok, il Marocco è in vantaggio, ovviamente perderemo 10-3, citando sempre quel famoso film italiano. E vabbè, dai. Allora, abbiamo, ovviamente è tutto in mano nostra, dato che è un gioco monotasto, in base alla pressione che mettiamo, boia mondo, ne scaturirà un tiro, un cross, un passaggio, dipenderà dalla pressione del tasto e da tante altre circostanze, però... (ride)
È davvero, davvero simpatico. So che poi potrebbe stranirvi il fatto di che io abbia portato questo gioco, però il gioco è veramente... Mamma mia, che tiro che ho fatto. Però io sono un estimatore e secondo me è uno dei più bei giochi che io abbia mai giocato, Sensible World of Soccer, dove, non so se voi l'avete giocato e vi chiedo di dirmelo, insomma, di condividerlo con me. Gol. Questo appunto Sensible World of Soccer, dove si poteva fare anche mercato e tutto. Si è tolto la maglia e l'hanno ammonito, mamma mia. Si poteva fare calcio mercato, c'era un video divertente all'inizio ed era molto molto carino come gioco. Non so se sia ancora giocabile, ma mi pare di sì, perché credo l'abbiano moddato all'infinito. Ho sbagliato io. La partita sui 3 minuti scorre abbastanza rapidamente, meglio che quella da 2 minuti che finisce subito. E vengono fuori anche delle situazioni interessanti, perché tra impalli vari... Cavoli, volevo fargli il no look e mandarlo lì a sinistra. Bene, no. E speriamo non si faccia ammonire per... Ok, finisce il primo tempo, adesso attaccheremo verso il basso. È un gioco senza pretese, cioè è fatto bene. Ha segnato la Spadoni. E stiamo provando solo una partitella così. Poi, ripeto, io lo proverò anche online con un amico... con lo Steam Remote Play, che ho già usato in diverse circostanze. Devo dire che su alcuni giochi funziona bene, altri in meno. Eh no, qua non falciato. Ma neanche un giallo. Tiriamo di qua. Era tirato malissimo. Cerco di non entrare a gamba tesa premendo il tasto, perché... come ho appena detto, voglio evitare i cartellini rossi. È abbastanza randomica il fallo, perché non si capisce quando è giallo e quando è rosso, e a differenza di tanti altri giochi arcade qui... Mamma mia, che bella azione che era questa. L'avevo saltato. Ma vedete che poi le situazioni che vengono fuori sono carine. E credo che poi con anche magari i giocatori convertiti, quelli giusti, per ovvi motivi non hanno la licenza per poter mettere quelli reali, può diventare veramente simpatico come cosa. Oh mamma, era presa fuori l'aria, eh? E poi io sono un cane a tirare, ma potevamo trasformarla. Poi vi faccio vedere, magari se questa non finisce, non mi fanno fare i rigori, vi faccio vedere i rigori. Bisogna prenderci la mano, perché secondo me con un po' di esperienza viene fuori una bella carambola, un bel sistema di gioco. Vabbè, ma... E tra l'altro, cosa che succede molto, che mi è successo ben due volte, ecco questa, vedete, lo portano fuori in barella, perché è successo anche a me, mi hanno mandato nella schermata dei giocatori e ho dovuto fare la sostituzione. E tra l'altro i giocatori restano anche infortunati anche per le partite successive, da quanto ho visto. Quindi non è così banale, Si presta molto ad essere giocato in modalità coppa, o ancora meglio in stagione. Ma io stavo l'altra volta stavo per fare una roba del genere e l'ho fatta su un invio, praticamente è imbalzato su un compagno, sono andato indietro, ho preso la traversa, mi sono salvato proprio per miracolo. Adesso io credo di non avere più il tempo, infatti il Marocco ha vinto, ma al Marocco chiediamo la rivincita facendo la sfida a rigori. Adesso qua mi fa vedere che mi interessa il replay, posso chiedergli la rivincita? No, facciamo rigori, quindi facciamo sempre Italia-Marocco, uguale come prima, giochiamo per l'Italia. Dobbiamo aspettare i secondi e andiamo. Iniziamo noi. Sì. Sì, l'avevo tirata da un'altra parte, però va bene. Adesso mi butto a destra. Mi butto sempre di là, ne prenderò uno prima o poi. Adesso voglio vedere se mi tira effettivamente. Vedete che mi fa il graduato. L'ha imparato.
Tipo non ha sto sistema. Oh, risponde, cagno. Non è aggiornata l'ultima stagione? Adesso ti lo dirà. Ma mi piacerebbe tirare un po' più forte, però. Di là ho già parlato, adesso mi butto dall'alta. Invece no. Provo a dargli un pelo più di forza, dai, tirando sempre di là. Ok. Dai, la pareremo continuando a buttarci a destra. Sì. Ecco che stava rotolando dentro e mi ha fatto molta paura. Adesso a me la parano sempre, io tiro di là. Spiazzato. Dai, dai, che andiamo a vincerla. Dai, che andiamo a vincerla, Beppe. Sì. Il primo rigore è stato un po' così. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Vi ho fatto vedere la stagione. Possiamo farla, non so, in Spagna. Con il Real Madrid. Possiamo scegliere o no il Real Madrid. Avanti. Abbiamo un budget di 38 milioni. E vedete che abbiamo buy e sell. Quindi possiamo fare transfer market e vedere tutti quelli che sono in vendita qua. Questo è Clivert. Possiamo andare a offrire 9 milioni. 9 più. Siamo. Ok. Mi sa che ci vorrà una partitella per avere la risposta. E vedete anche la valutazione del giocatore, forma fisica e cose varie. Poi abbiamo la possibilità di vendere i giocatori, o meglio, metterli in vendita. Benzema vale 28 milioni, io posso decidere di andare a metterlo sul mercato. Bros Teams, posso andare in Italia, vado al Milan e voglio Maignan, 3 milioni, gliene voglio dare 4. Save. E viene salvata l'offerta, quindi poi si va avanti e andando avanti abbiamo la possibilità di giocare la partita, quindi vedere la squadra, Courtois, i vari ruoli divisi così, vedete poi se avete lo schermo, ripeto, giocate su un televisore non è leggibilissimo, però è un gioco che ha del potenziale, ovviamente è un indie, è molto carino, molto simpatico, fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. Alla prossima e ciao ciao!